Pesaro a 50 km da Roma. Si può chiamare indifferentemente Sgurgola o La Sgurgola, sebbene gli sgurgolani o la sgurgolani, che dir si voglia, preferiscano la denominazione senza articolo, che ritengono più rispettosa. Dire La Sgurgola, infatti, a Roma equivale a indicare un luogo primitivo, sperduto e grottesco, probabilmente inesistente. E non si conoscono le cause remote di questa ingiusta usanza. Alle autorità di Sgurgola noi ci siamo presentati alcuni giorni fa con una singolare richiesta che ha provocato una convocazione straordinaria del Consiglio Comunale. All'ordine del giorno, al sesto punto, figura richiesta proiezione anteprima mondiale nel film Omicron in Sgurgola. È pervenuta richiesta da parte del regista Gregoretti Ugo, onde ottenere l'autorizzazione a proiettare a Sgurgola in anteprima mondiale il film di cui sopra. Chiedo la parola. La discussione è aperta. Richiamo l'attenzione del sindaco sulla pericolosità di iniziative del genere. Non è raro il caso di film pregiudizievoli della moralità pubblica e altamente dannosi per le coscienze. Il signor sindaco è dotto sul contenuto della pellicola? Può dirci se è tale da non turbare la sensibilità della nostra sana gioventù? Ci diamo schiarimenti in proposito allo stesso interessato. Ringrazio il sindaco. Mi oppongo. Non è consentito a persone del pubblico prendere la parola in consiglio. No. Il consiglio è sovrano. Rientra nella sua competenza poter concedere una deroga al regolamento. Propongo per alzata di mano la concessione della deroga. La deroga è concessa. L'ospite può parlare. Assicuro il sindaco e il consiglio comunale che nel film non c'è assolutamente nulla che possa offendere l'innocenza della gioventù della Sgurgola. Ma che è la Sgurgola e la Sgurgola? Chiedo la parola al signor sindaco per protestare contro questa maniera di esprimersi nei confronti di questo nostro paesetto. Queste espressioni io ho rinunciato al mondo. Io so per esperienza che a Roma, nei paesi vicini, quando si vuol fare della facile ironia, si dice: ma che sei della Sgurgola? Ma va alla Sgurgola, va! Ma che vieni dalla Sgurgola? Ebbene, io credo, sospetto, quasi sono certo, che il regista si è lasciato trascinare dagli stessi intendimenti nello scegliere questo nostro paese per proiettare in anteprima il suo film. Per questi motivi io chiedo al Consiglio Comunale di Sgurgola che respinga la richiesta per una nostra collaborazione. Non sono dello stesso parere, anche se si può far luogo al sospetto che il regista abbia voluto sfruttare la singolarità. Lei è il marito di Sofia. Di chi? Di Sofia. È da osservare che l'avvenimento perlomeno può dimostrare a tutta l'Italia che Sgurgola veramente esiste e non è un luogo fantomatico o di pura immaginazione come Vattela Pesca o Rocca Cannuccia. Dirò di più, il nome di Sgurgola, usato tanto a sproposito, ha una etimologia ben determinata, anzi poetica, poiché deriva da sgorgo, con allusione alle ricche e preziose sorgenti delle nostre montagne. Mi oppongo a questa interpretazione. Per me Sgurgola deriva Sofia Loretti. Mia moglie, sì. Chi è? Sofia Loretti. Sentinella. Questa è una teoria apprezzabile. Basta con queste discussioni di alta cultura. Passiamo alla votazione. Per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. La proposta è accolta. In questo modo, quello che avrebbe voluto essere da parte nostra un normale esperimento di sondaggio delle reazioni di un pubblico di provincia di fronte a un film ancora inedito, si trasforma in una manifestazione ufficiale patrocinata dalle autorità. Si pronuncia a tutta la popolazione della città di Sgurgola e provincia che questa sera ci sarà alle ore 7 il film Omicrania del famoso registro Rigoletto. La popolazione è invitata a intervenire gratis. Per non essere da meno dei nostri cortesi ospiti, decidiamo di contribuire anche noi con qualche simpatica iniziativa alla riuscita della manifestazione e ci organizziamo in tal senso. Questa gradevole signorina è la First Lady di Sgurgola.
La farmacista dottoressa Raffaella Ciucani. Raffaella Ciucani, che ci ha ospitato nella sua farmacia. E vuol dire qualcosa? Prego, dica una cosa qualsiasi agli ascoltatori. Fenildimetilisopiazolone, tiocoloco, deina, guaiacolo, carbonato, ecco, di potassio. Noi siamo ospiti in questa farmacia in cui abbiamo installato l'ufficio organizzativo dell'anteprima. Infatti io non sono solo, ma ci sono i miei collaboratori. Aspetta un momento, ragazzi. L'operatore degli colli, il signor Celani, amministratore, e il signor Cardellini, Beppe Cardellini, che è un press agent, un organizzatore di anteprime teatrali, che farà del suo meglio così per aiutarci qui qua. Le anteprime o si fanno in questa maniera o non si fanno proprio, perché io sono venuto da Roma per fare delle cose a posto, no? A un certo momento non si può fare che in un paese come questo non si facciano le cose. Ma tu puoi complicare. Ma perché me ne vado a un certo punto? Non si può continuare così. Bisogna fare come si è fatto sempre, come ho fatto a tutte le anteprime, ma cioè bisogna fare la sala. Ma che è sta sala? La sala c'è. Bisogna avere, cioè, la pianta della sala, la pianta della sala, no? E poi con l'elenco che avremo qui delle personalità del posto, non so, il sindaco, gli assessori, il maresciallo, il parroco, il capostazione, la levatrice, il medico, no? Bisognerà cercare di farli sedere in maniera tale che succeda qualcosa, non so, di scandaloso, qualcosa di chic, non so, tesoro mio, tu non lo sai. Cioè, lei per esempio potrebbe andare in giro qui per il paese e cercare di informarsi se c'è qualche tresca, se c'è stata qualche tresca tra levatrice e capostazione, non so, qualcosa di questo genere qui. Facciamo sentire. Poi farli sedere vicino, cioè, e che succeda qualcosa insomma di divertente, di piccante, come ho già fatto. Ma questo è male. Ma perché si è fatto? L'ho fatto ultimamente al Quirino, l'ho fatto. E guarda, lei la finisco questa storia del Quirino. Sono cose che si fanno. In secondo luogo la cosa più importante ora è questa. Bisogna fare dei cadeau alle signore, qualche cosa di chic, qualche cosa che piaccia. Certo, i cadeau. Per esempio, per le signore più importanti si potrebbe fare, non so, un diorissimo, qualcosa del genere. E che è sto diorissimo? Ma come non sai cos'è diorissimo? Ma è un profumo francese fatto da Dior per le signore. Ma profumo francese? Ma questo perché? Ma non c'è niente di fatto. Ma chiamate gli organizzatori per fare queste cose o no? Per le altre si potrebbero fare, non so, delle orchidee, qualcosa ma di più. Metteci pure l'orchidea, quello è capace, pure che se ne mangiano. Ma fammi ridere, le orchidee se le mangiano, non sanno che sono dei fiori. Ma fammi piacere, se le mangiano, mi pare esagerato. Orchidee fanno un po'. Ma che razzista sei, ma sei un po' razzista. Ma non si capisce, vabbè, basta. Appena diventa buio, comincia la festa. Il paese ha messo insieme il meglio dei suoi talenti. Danzatori, coristi, solisti di vaglia. Da un comune vicino è accorsa la banda musicale. Una parte del concerto di Supino, diretto dal maestro Gesualdo Goggi, diplomato alta composizione per banda, eseguirà una marcia brillante. È in onore suo, l'ospite più celebre che Sgurgola abbia mai accolto dai tempi di Papa Bonifacio.